Grazie.
Signore e signori, pronti dalla palestra! Ciao a parlare. Ci siamo? Sì, inizia il benevento laterale. Che cosa dire? La sala da sito. Sono punti pari, quarti d'ore. No, siamo pronti. Buona serata da... Una 0 Papiro Volley. Sottanotte! Uno pari! Sottanotte si prepara alla battuta. Porto Allebrolo, porta sul 2-1 la partita.
Vediamo se Fontanot forzerà la battuta. La forza. Mano fuori, partito sul due pari. Battuta float, reazione facile per il libero dello Sport Valle Brolo. 3-2 Sport Valle Brolo. Bruna alla battuta. Il primo! Tre pari ragazzi, una sfida molto emozionante. Battuta float, Mastro Embo c'è sulla ricezione. Bruno! Tranquilla! Mette in difficoltà la squadra avversaria. Partita sul 5-2. Scusate, 5-3. Arriva il 5-4 del Papiro Volley. Una... Oggi in campo un veterano della pallavolo, Valmi Fontanot. Ennio Scollo pronto alla battuta assalto. La forza! Prende il nastro però. Mano fuori! Della squadra avversaria! Battuta float. Scollo la riceve. Dalla seconda linea! Fuori! Tranquilla, non c'è. Risultato sul 6 pari. Mastro Lembo riceve, non era buona la palletta del capitano Ricciardello, cade a terra. Andiamo ragazzi, Casella si prova alla battuta, battuta molto facile. Sbaglia la ricezione, però è libero della squadra avversaria. Non va ragazzi, non va. Partita valida per i playoff. Pochi tifosi alla palestra di via Quasimodo di Brolo. Ricciardello, bellissimo palleggio, ancora lui. Ricciardello la dà per Tranquilla, seconda schiacciata fuori per Tranquilla. Oggi non c'è Tranquilla, non va, sarà stata forse la ragazza. Guardiamo questa battuta, flotta Fontano! Cioè
il capitano Ricciardella alla battuta. La forza! Facile per il libero. Poi! L'arbitro dice che c'è! C'è! Qualche protesta per lo sport del Lebron. Battuta float su Fontanot, però la riceve benissimo. Attacco di Fontanot! Invasione di Bruno. Si è vista. L'arbitro sta arbitrando una bella partita. Scusate il gioco di parole. Il mano fuori del numero 12 del Papiro Volley su Tranchita. Mister Ricciardello dà delle indicazioni a questa squadra. Bruno, la palletta al centro del campo, però non cade. L'attacco del numero 12, ancora lui. Sta mettendo in difficoltà lo sport Lebrolo. Risultato fissato sul 12-8 per il Papiro Volley. Primo time out chiamato dal mister Ricciardello. Mi spara più cazzo. Guardiamo che mister Ricciardello dà delle indicazioni precise a Tranchita. Fuori la battuta del Papiro Volley. Si prepara la battuta per lo sport volley brolo Valmi Fontanot. Fontanot! C'è lui. Bravissimo Bruno a muro che chiude la palletta. Mastro Lembo riceve bene. Fontanot alla seconda linea, fuori. Giuseppe Ricciardello l'aveva smarcato facilmente. Una bellissima pipe è stata. Si prepara alla battuta. Il Papiro Volley. Ricciardello. Murato e a scollo. Terza palla fuori per Tranchita. Ancora il Papiro Volley la battuta. La forza e sbaglia! Bruno alla battuta per lo sport del Lebrolo. Risultato sul 15-10 per Papiro Volley.
Pavilo Volley alla battuta. Mamma mia, che diagonale stretto del numero 12, Scollo Ennio. Leo Tranchita alla battuta per lo Sportolle Brolo. La piazza, bravissimo. Bravissimi, Nastro, il primo cade sulla rete. Tranchita, l'ace di Leo Tranchita. Ci stava dopo tre palle, dopo tre schiacciate fuori, scusate. Ancora Tranchita alla battuta. Mastro Lembo va a battergli la mano. Tranchita alla battuta. Tranchita, mamma mia che battuta. Casella la alza per Scollo. Scollo Ennio. Bellissima partita di Scollo quest'oggi. Bravo anche Casella che si improvvisa palleggiatore. Ancora Leo Tranchita alla battuta. Murato. Il Papiro Volley si riprende ciò che ha perso. Battuta per il Papiro Volley su Mastro Lembo. Scollo! A segno! Tre volte su tre! Risultato fissato sul 14-16. Scollo la forza! Schiacciata fuori! Ancora Scollo alla battuta, vediamo se la forza. La forza, però non va a segno! Fontano! Il buco! Nei 4 metri! Primo da un tecnico per il Papiro Volley. Torna nel campo le due squadre. Ancora Ennio pronto alla battuta. La rischia? La rischia, sì! Scollo! Bellissima partita per lui quest'oggi. Bravo il fuorimano ad appoggiare questo palla.
Cambio per il Pavio Volley. Esce il 14, entra il numero 7. Casella pronta alla battuta. E intanto vediamo che c'è Salvatore Beano che si riscalda. Under 15, convocato in Serie C. No! Palla che tocca il muro e lo scavalca. Guardiamo come sia questa battuta. La sbaglia! Il centrale del Papiro Volley. Fuori! La schiacciata del fuorimano. E intanto il palleggiatore ha qualcosa da dire al secondo arbitro. Pronto Ricciardella alla battuta, il capitano non la rischia e la manda all'altra parte. Mamma che primo del centrale del Papiro Volley. Fontanot fuori. Risultato sul 20 pari. Palla che flotta. Ricciardello alza per Tranchita. Murato. Esultano i giocatori del Papiro Volley. Ultime battute decisive di questo set. Mastro Lembo, facile facile. Fontanot a scavalcare il muro. Mano fuori. L'arbitro dice è fuori. Chiamato il capitano dello Sport Volley Brolo al primo arbitro. Molto incavolato il tecnico del Sport Volley Brolo. Che recupero per il Papiro Volley. ...23-20... Secondo demot tecnico per lo Sport Volley Brolo. Torna in campo le due squadre.
Fontanot, ancora una volta prende il muro. Entra Gammeri al posto di Tranchida. Ultima battuta. Fontano. La ricevono. Mano fuori e si chiude il set sul 25-20 per il Palmiro Volley. Sta per iniziare il secondo set di questa partita. La battuta del palleggiatore del Papiro Volley. La palletta messa a segno da Giuseppe Ricciardello, il capitano dello Sport Volley Brolo. Ricciardello pronto alla battuta.
La forza. Martello riceve. Pronto il centrale alla battuta per il Papiro Volley. Risultato sull'uno pari. Tranchita. Dalla seconda linea. Il mano fuori del numero 12. Risultato sul 2-1. Che sbaglio per il Papiro Volley. Intanto entra il secondo libero per il Papiro Volley, il numero 95. Fontanot! E c'è l'Eis! Fontanot! Ancora Fontanot alla battuta. Fontanot fuori. Come si chiama questo Mastro? Mastronardo alla battuta per il Papiro Volley. Il buco del numero 12 del Papiro Volley. Ancora Mastroaldo alla battuta. L'Ace di Mastronardo. Risultato sul 5-3 per il Papiro Volley. Secondo ace di Mastronardo. Gammeri si prepara ad entrare su Fontanot. Mastronardo sul nuovo entrato per lo Sportello Ebrolo, e c'è una grandissima schiacciata da parte di Ennio Scollo. Si prepara la battuta Bruno, il centrale dello Sportello Ebrolo. Battuta flotte di Bruno.
La doppia di Martello. Risultato sul 7-5 del Papiro Volley. Si va la battuta ancora Bruno. Mura all'alzata di Casella, l'arbitro la fischia. Entra il primo libero per lo sport, per il Papiro Volley. Ora 10-9 per il Papiro Volley. La sbaglia il centrale del Papiro Volley. Non ci fora. Si prepara Casella alla battuta. Una perfetta ricezione di Casella. E Leo Tranchita sbuca il muro. Casella non le prova la battuta stante. Risultato sull'11 pari. Tranchita! Ricciardella la battuta per lo
Sporto Valle Brolo. La forza! Facile per il libero però. Che scambio d'attacchi. Ancora questa palla è viva. La palletta di Tranchina non va a segno. Ancora il Papiro Volley. Ma c'è la risposta dello Sport Volley Brolo. Gammeri, ancora lui. Tranchita! Sì! 13-11 per lo Sport Volley Brolo. Ancora Ricciardella alla battuta, la forza, ma va in rete. Battuta flotte per la mano del Papiro Volley. Tranchita, ancora una volta sbaglia la schiacciata. Gammeri. Papiro Volley mette a segno un bellissimo punto. Ace da parte del numero 16 del Papiro Volley. Ogni tanto dici il risultato, ogni tanto. Alessandro Filippo. Risultato sul 15-13 per Papiro Volley. Si prepara ancora la battuta del numero 16 del Papiro Volley. Gammeri. Gammeri ancora una volta murato. Va da Tranchita al Ricciardello. Un palleggiatore che ha giocato in B2 e in B1 anche. L'arbitro dà un punto molto dubbio al Sport Volleyball. Gammeri alla battuta. Mastronardo alla battuta. E Tranchita sbuca il muro. Risultato sul 15 pari. Con Martina come va il campo? Martina Mondi. Bruno alla battuta. Recupero di Bruno.
Tacchino si prepara la battuta. Scollo! Il buco della linea dei 4 metri! Recupero per lo Sportolle Brolo, 17-16. Si prepara Bruno alla battuta. Battuta flot. Casella ancora una volta improvvisato come pareggiatore, un tranchino molto lucido su questa schiacciata. Si iniziano a sentire i tifosi per lo Sportvolle Brolo. Primo timeout tecnico in questo set. Bruno alla battuta. Battuta flot per Bruno. Il primo murato da Casella. Che cosa ha combinato il numero Martello, il numero 14 del Papiro Volley? Infatti subito il proprio allenatore lo sostituisce con il numero 7. Fiore! Ancora Bruno alla battuta, risultato sul 19-15. Bruno ancora una volta mette in difficoltà questo Papiro Volley. Mamma mia che ricezione! L'arbitro dice però che è stata una doppia. Punto molto dubbio. L'allenatore dello Sportvolle Brolo dice qualcosa al secondo arbitro di gara. Battuta flot, scollo, bellissima palletta però non cade, la pipe fuori. Risultato fissato sul 20-17 per Sport Volley Brawl. Tranchita pronto alla battuta.
Tranquilla, battuta sotto, fuori! 20-18, Sport Valle Brolo. Bucalo si prepara alla battuta. Ace di Bucalo. Risultato sul 20-19. Ancora Bucalo alla battuta, battuta flotte. Scollo però questa volta non si fa fregare e mette a punto questa schiacciata. Scollo si prepara alla battuta. Guardiamo se la forza. Scollo, la forza! Ancora lui. Bravo alla banda del Papiro Volley. Garilli sta facendo una buona prestazione. Battuta che passa per poco. La pipe non messa a segno dal numero 7. Sì, c'è una bellissima pipe di Ennio Scollo. Palletta che non passa da parte di Carilli. Risultato su 22-20 per lo Sport Valle Brolo. E vediamo che entra il piccoletto della squadra, Salvatore Beano. A soli 14 anni debutta in Serie C. Già dall'anno scorso in questa squadra. Beano sbaglia la battuta, va bene ragazzi. Risultato sul 22-21 per lo Sport Valle Brolo. Il mano fuori di Roberto Gammeri. Secondo time out tecnico per lo Sport Valle Brolo in questo set. Va alla battuta il capitano Ricciardello, figlio del tecnico dello Sport Valle Brolo. Batte flotte il ragazzo dello Sport Valle Brolo. Pipe! Non messa a segno però da Scollo. Gammeri si prepara la schiacciata. Non c'è... Libero Lazza,
Murato! Gammeri! E si sentono i tifosi dello Sport Valle Brolo. Risultato sul 24-21. Ricciardello prova la flot. Bruno alla Aza, a Tranchita, fuori. 24-22. Lo so. Mamma mia! Sport Valle Brolo! Uno pari! Sette finisce sul 25-22 per lo Sport Valle Brolo. Molto combattuta questa partita. Ah, ma si vede però là. Entrano in campo le squadre per giocarsi questo terzo set. Risultato per ora sull'1-1. Pronta la battuta Ricciardello, che la piazza. Tranchita. Dalla seconda linea.
Mamma mia, come martella il papiro volle in questo terzo set. Tranchida sbaglia l'attacco. Battuta flotte fuori però. Gammeri pronta alla battuta. Tranchida si riprende ciò che aveva perso. Bruno si prepara alla battuta. Scollo murato. Fuori la schiacciata di Ennio Scollo. Il tecnico dello Sport Volley Brolo dice a Scollo di velocizzare il braccio quando schiaccia. Fuori la battuta di Mastronardo. Battuta flotte di Tranchida. Tranchida! A segno! Ancora una volta! Scolla la battuta. La forza, però passa lo stesso anche se prende il nastro. Risultato sul 6-4 per il Papiro Volley.
Recupero di Tranchita. Bellissima palletta per il palleggiatore del Paviro. Sabel. Il primo di Casella messo a segno. Vela, vela! Casella l'ha battuta. E intanto si sentono anche tifosi. E attacca. Casella battuta da Flot. Casella ancora lui alla battuta. Palletta messo a segno per il Papiro Volley. Risultato sul 8-6 per il Papiro Volley. La palletta di Bruno va a segno. Prepara la battuta a Ricciardello, la sbaglia. Presente anche tra gli spezzatori Antonio Ricciardello, libero del Castellana Grotte, squadra che milita in A1. Gammeri alla battuta. Tranchita, la palletta non cade. Ancora Tranchita. Va a segno la palletta di Tranchita. Ora tutti i tifosi sono con la squadra. Gammeri ancora pronta alla battuta. Mano fuori, Papiro Volley. Risultato sul 10 pari.
Palletta murata da Bruno. Bruno in battuta. Prova la battuta flotte. Murato! Primo time out tecnico per il Papiro Volley. Giocatori che tornano in campo. No. Scarica la batteria. Mamma che ricezione di Ricciardello, ancora Ricciardello! E c'è scollo! Murato. Tranchita, ancora lui. Mano fuori del centrale del Papiro Volley. Gammeri, la ricezione è tranquilla, mette a segno una bellissima schiacciata. Tranquilla, pronta alla battuta d'assalto, la piazza. Una sette da parte del Papiro Volley. Mamma mia, che attacco di scollo, veramente una partita molto bella per lui. Flotta la battuta di Tranchida. Bellissima ricezione di Gammeri. E il mare fuori di scollo. Secondo punto di fila messo in segno. Secondo arbitro, qualcosa da dire al primo arbitro. Tranchita, pronta alla battuta. La prova a salto, la piazza. Mane fuori dal Papiro Volley. Risultato sul 15-11 per lo Sport Volley Ball. Ricciardello alza una splendida palla per scollo. Tranchita alla seconda linea! Mamma che attacco!
scolla la battuta, la sbaglia. Gammeri martella la diagonale, mamma mia. Casella pronta alla battuta. La banda del Papiro Volley passa sul numero 1. Risultato sul 17-14 per lo Sport Valle Brolo. Ricordiamo a tutti quanti che siamo in diretta. Ace da parte del Papiro Volley, 17-15. Pensaci. Gammeri, attacco fuori. Battuta flot su Gammeri, che sbaglia la ricezione. Risultato sul 17 pari. I tifosi incitano tranquillità. Il fuori mano del Sport Valle Brawl. Vai a casa. Anzi, hai internet. Via parte di collegamento. Mamma mia, che lungolinea di Gammeri. Si prepara Ricciardella alla battuta, il capitano. Palletta messa al segno, risultato sul 18 pari. Collegati. Si prepara Masi alla battuta per il Papiro Volley. Si prepara Masi alla battuta.
fuori di Leo Tranchita. Risultato sul 19-18. Gammeri riceve una bellissima palla, solo che poi Ricciardello si perde in un bicchiere d'acqua. Bardaro alla battuta per il Papiro Volley. Battuta flotte. La pipe che cade nella rete. Bruno alla battuta per lo Sport Volley Brolo. La proverà forte, flotte. Bravissimo Bruno. La riceve. Scollo. Bardaro. 21-19 è il risultato. L'allenatore dello Sport Volley Brolo chiama il secondo timeout. Entra nel campo le due squadre. Bruno alla battuta. E ancora una volta prova la battuta flotte. Ace di Bruno. Risultato sul 22-19 per lo Sport Volley Brolo. Partita molto emozionante in questa palestra di via Quasimodo di Brolo. Bruno ancora la battuta, flot. Vicino all'ace Bruno, ma Ricciardello risponde a questo attacco. Scollo si fa fregare così. Tecnico Ricciardello dà delle indicazioni alla squadra propria. Sbuca il muro! Scollo! Alla battuta Tranchita Leo. Tranchita, sbaglia la battuta. Risultato sul 23-21 per lo Sport Volley Brolo, vicinissimo al quarto set. Scollo! Bellissima partita per lui. Entrano Fontanot e Marco Vivaldi.
esce Ricciardello ed esce Tranchita. Va in battuta Ennio Scollo. Vediamo se la forza. La forza! Però prende il nastro. Bellissima ricezione di Vivaldi. Fontanot! A segno! Fa vincere il set a questo Sport Volley Brolo. I tifosi si iniziano a sentire, ragazzi. 2-1 a set. Cambio campo. Pronto il Papiro vuole rientrare in campo. Ancora l'allenatore Ricciardella ha qualcosa da dire alla squadra. Vuole i playoff a tutti i costi. Inizia il secondo set, quarto set. Subito Gammeri, martello.
bella questo attacco. Pronto Ricciardella, la battuta per lo Sport Volley Brolo. Murato, l'attacco di Gammeri. Risultato sull'uno pari. Tranquillità. In mano fuori dal papiro volley. Papiro Volley si porta sul 3-1. Battuta fuori questa palla. Sta sbagliando quasi tutto lo Sport Volley Brolo in questo quarto set. Sbaglia la ricezione, Gammeri. Tranquita, mano fuori. Bruno alla battuta. Risultato sul 5-3 per il Papiro Volley. Battuta float e c'è l'ace. 6-3. Ancora battuta float. Ricciardello il primo. Murato, tranquilla, no, non va, ancora tranquilla, prova la palletta che passa però non cade giù, mamma che pipe, risultato sul 7-3 per il Papiro Volley.
Scollo, martella. Tranchina si prepara alla battuta per lo Sport Valle Brolo. Risultato sul 7-4. Tranchita. C'è. Mano fuori. Capiro Volley 8, Sport Valle Brolo 4. Dalla seconda linea, tranquilla, però murato. Fuori dall'asta. 8-5, Papiro Volle. Ennio Scollo si prepara alla battuta. Battuta a salto, la forza vicino a lei. Nove cinque Papiro Volle. Papiro Volle è la battuta con il numero 3. Il Ciardello a smarcare Gammeri e fa un bellissimo mane fuori. Nove sei per il Papiro Volle. Dieci sei Papiro Volle. Fuori la battuta del palleggiatore del Papiro Volle. Il Ciardello prova la battuta flotta. L'arbitro fischia un'invasione per lo Sport Valle Brolo. L'arbitro ha qualcosa da dire al numero 10 del Papiro Volle, che forse non si sta comportando nel modo corretto. Risultato sull'8-10. Bellissima ricezione di Scollo. Tranquilla, ci pensa lui con la palletta. E i tifosi incitano il proprio nome di Tranchita. Il Ciardello batte flot. Murato. Il Ciardello per Tranchita, ancora lui. E si sentono i tifosi. Partita sul 10 pari.
Rimonta completata per lo sparto del Brolo. Ancora Ricciardello, batte Flot. Undici-10 Papiro Volley. Quarto set spento. Tranquilla! Attacco! Bellissimo! E si sentono i tifosi! Risultato sull'11 pari. Fuori l'attacco del Papiro Volley. 12-11. Sport Volley Brawl. Ancora chiamato dal primo arbitro il numero 10 del Papiro Volley. Yes. Di Gammeri. Risultato sul 13-11. Ehi! Secondo essi Gammeri che fa la foto per esultare. Giuseppe Ricciardello ha dato qualche consiglio a Gammeri sulla battuta. Quattordici-12 per lo sport volley bro. Questa partita si inizia a fare molto bella. Tranquilla. Scollo murato che recupera una palla però il giocatore dello Sport Volley Brawl. Scollo, ancora lui. Tranquilla, mano fuori. Risultato su 15-13 per lo Sport Volley Brawl. Bruno alla battuta. Quindici-14.
Flotta la battuta. E c'è il primo di Casella. Dalla seconda linea, il fuorimano. Quindici pari. Bella battuta scollo. Scollo, forza la battuta. Però non c'è l'ace. Mano fuori, 17-16. Per lo sport volleyball. Ancora Casella. Mamma che prima all'indietro che ha dato Giuseppe Ricciardello. Capitano dello sport LeBron. Diciotto-17 per lo sport LeBron. Gammeri, mano fuori. 19-17. Capitan Ricciardella alla battuta. La prova flot. Gammeri sbaglia l'attacco, 19-18 per lo sport LeBron. Bruno con la palletta. Risultato sul 20-18. Scollo, sbaglia la battuta, 20 pari. Sbaglia la...
scusate, Scoglia ha sbagliato la schiacciata. Tranquita! 21-20, Sport Vallebrolo! Alla battuta, Bruno! Time out tecnico chiamato dal tecnico del Papiro Volley. Torna le squadre in campo, le squadre daranno tutto per tutto per vincere questo set. Bruno alla battuta, Ventuno pari, Papiro Volley si fa sentire. Non cade l'appoggio di Scollo. Murato! 22-21! Sport Volley Brolo! Ma quale cazzo! Si prepara la battuta Leo Tranchita. Risultato sul 22-21 per lo Sport Volley Brolo. Ace! Leo Tranchita 23-21. Secondo timeout tecnico per Papiro Volley. Risultato sul 23-21. Forza ragazzi. No, ferma. Aspetta, ma se vinciamo. Ancora Tranchita alla battuta. Ma perché non si muove? Cambio per il Papiro Volley. Sì, c'è a sentire tifosi. Fischia. Peppe! Fischia, quando batte qui. Papiro Volley alla battuta.
24-22! Sì, inizia a vedere la vittoria! Ennio Scollo alla battuta, vuole chiudere in bellezza questa gara. Scollo ci prova, solo non ci riesce. Lo Sport Volley Prolo vince contro questo Pamino Volley. Chiude in perfezione questa squadra. Dalla palestra e via Quasimodo di Brolo. Questo è tutto, è finita la partita. Arrivederci, grazie. Thank you.